è l'acciaieria è il laboratorio dove lavora Cristiano Muti, scultore su acciaio, che qualche mese fa, quasi un anno fa, ha deciso di aprire il suo laboratorio a Collescipoli. Bellissimi, sono delle sculture di un materiale da riciclo con metallo, bellissimi. Cristiano è un grande lavoratore, grande creativo, è un grande artista dell'acciaio, del metallo, che diciamo per Terni è. Fantastico. E tu cosa ci fai con le scipoli? E Io con le Scipoli, beh, ci vivo. sento che non, dal Non nome, dall'accento, non sono sei proprio nato a da con le qui, un po' scipoli. più a nord, sì, Ecco, da infatti. dove? Da Cioè, sono dove? cresciuto nelle periferie di Parigi, e poi mi sono appassionato di lingua italiana alle medie, ho fatto l'università e all'università mi hanno proposto di fare l'assistente di madrelingua in Italia, l'ambasciata mi ha mandato a Terni ho preso affitto a Colle Scipoli e sono quasi 20 anni. Ecco, casualmente sono 20 anni che sei a Collescipoli. Esatto. Che attività svolgi? Diciamo la vita Sculture in legno? d'artista, Vita dal d'artista. cuore alla tasca, la vita Fantastico, vita d'artista. d'artista, che ci piace tanto questa cosa. All'inizio volevo fare scultura su legno, ma la scultura su legno è tanto, tanto, tanto lavoro, è molto lungo e come molti dei mestieri dell'arte oggi o entri in un circolo di, non dico di elite, ma comunque di Va mostre, bene, di, capito, c'è cioè, un cioè, suo mondo un l'arte, suo mondo, ovviamente, ti un crea suo una mondo. clientela, ti ci vogliono 15 anni a crearti una clientela. Certo. Quindi poi ho ripreso un'altra mia vecchia passione che era il teatro. Ah, ecco, quindi ti occupi di teatro, di linguaggio, quindi Sì, di narrazione, di di cose, narrazione, di cose. cantastorie. È bellissimo, quindi un parigino che vive a Collescipoli. Un parigino che vive a Collescipoli, Tutto sì. ciò è fantastico. E quindi vivi a Collescipoli da 20 anni, quindi Quasi 20 anni. hai vissuto anche le altre edizioni Sì, del le Jazz It prime tre Fest. edizioni che sono nate qui, l'ho visto crescere dal primo, secondo, terzo Immagino. anno. Mi ricordo una cosa, era al secondo anno, le vie del paese erano piene, piene di gente e noi che abitiamo il paese ci guardavamo e negli occhi si leggeva, ma questo è il nostro paese? Non lo riconosco. C'era una vitalità enorme, Sì, la c'era una musica, vitalità. concerti, persone. È un paese poi che si presta perfettamente a questo tipo di eventi perché ci Certo. sono una decina di piazze, Sì, piazzette, un piazzette, bel un borgo, bel borgo, delle molto bello Collescipoli. chiesette, delle cantine, un bel panorama. Sta comunque a 100 km da Roma, vicino alla città di Terni che porta tutte le comodità della vicinanza di una Certo. Certo, città. bello tutto ciò. È stato un bel evento e adesso questo evento E questo crescerà, crescerà. ripartiamo adesso quest'anno con questo anno particolare, insomma, primo anno post-Covid, Primo anno questo post-Covid. primo Jazz It Fest post-Covid. Anno zero. E ho visto prima che nella tua vita artistica vivi con un piccolo volume, Vivo. sì, Viviamo insieme. ecco, Questo vivete è insieme infatti, il mio quindi... piccolo libro delle grandi storie, dove ho raccolto molte storie, storie zen, storie sufi, piccole storie, barzellette spirituali che prima di tutto hanno insegnato tanto a me. E quindi faccio Ecco. scegliere alla gente una storia, ma adesso qui, visto che siamo a Collescipoli, vorrei raccontare una storia che è proprio su Collescipoli, la Allora storia vera che mangiamo. mi hanno raccontato in Sabina. Facevo il giullare e qualcuno al bar mi ha detto: ma giullare, da dove vieni? Cioè, io abito a Collescipoli. Ma a Collescipoli, quel paese dove c'era quella signora, ve la devo presentare velocemente, Virginia Fontana, era una collescipolana dei primi del Novecento, la chiamavano la magnetizzata. Questa donna aveva dei poteri, diremmo oggi, era in grado di vedere e di sentire alcune cose. Questo suo dono lo usava sempre con grande generosità, senza mai chiedere compenso, sempre con gentilezza, sempre con delicatezza. Non curava le persone, ma gli faceva un diagnostico e le mandava dal medico se non era in grado Ah, di. beh, insomma, vorrei E vedere. quindi era diventata famosa, no? E quindi in questa festa, questo signore lì alla taverna della festa medievale mi racconta questa storia, una sua storia di famiglia, e mi racconta che suo prozio un giorno voleva farsi dire qualcosa dalla signora Fontana, sapendo che lei non voleva soldi, si porta dietro due galline. E strada facendo, una delle galline prende e gli scappa per il bosco. Questo gli corre dietro, non la prende, gli corre dietro, non la prende, gli corre dietro, non la prende, e dopo un po' comincia a imprecare: che te piace un accidente, a te chi ti mangerà? Dice la gallina. Riprende la gallina, arriva a Collescipoli, si fa dire quello che voleva farsi dire dalla signora Fontana. E per ringraziarla gli porge le due galline. Lei prende una gallina e dice: questa me la mangio, quell'altra te la mangi te.
E quindi Potere delle parole è il Potere titolo delle della, parole, del bellissimo libro. questo. Ci suoni un po' di sassofono? Vedo che c'hai questa cosa bellissima che dentro questa acciaieria. Sì, vediamo un po' che cosa ci suggerisce questo luogo. Grazie a te Alban Grazie Pasquale. Per Io guarda, ho messo suonare l'unico strumento che riesco a suonare. Ma non è obbligato a suonare a forza. Almeno questo lo so suonare. Più di questo non te lo posso promettere. No. Anche nulla. Era ferro. Era ferro. Era ferro. Questo era ferro.